mister sì. Misiti della Reggio Mediterranea, mister, una gara che era iniziata nel migliore dei modi, poi c'è stato un ritorno della Vigor, ma poi nel secondo tempo siete stati bravi a colpire nel momento giusto, magari approfittando anche dell'inferiorità numerica in cui è rimasta la Vigor per una, diciamo, un'ingenuità di un loro giocatore. Devo dire che è stata una grande partita, bravi i miei ragazzi, in settimana abbiamo lavorato e i frutti si sono visti. Sono contento perché sono entrati concentrati, determinati, vogliosi di fare il risultato. È chiaro che poi in questo campionato gli episodi la fanno da padrona. Sono contento per i ragazzi che durante la settimana hanno lavorato tantissimo. Tra l'altro era uno scontro diretto, pesantissimo per voi, perché adesso fate sentire davvero il fiato sul collo sul San Luca, che diciamo domani sarà costretto a vincere, quantomeno a far risultato, per restare ancora in testa da solo. Ma noi non dobbiamo pensare a nessuno, né al San Luca, né a nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di fare queste ultime 9 partite, facciamo questo rush finale cercando di giocarcela partita dopo partita. Intanto ora ci godiamo questa vittoria e poi pensiamo alla prossima.